Nel penultimo fine settimana di marzo Genova ospita lo Street Food Festival. Adesso noi ci facciamo una passeggiata e curioseremo un po' tra i vari prodotti tipici dell'Italia da gustare passeggiando. Abbiamo rapito Massimo Perrone, uno degli organizzatori, sì, perché hanno un sacco di cose da fare. Presidente dell'associazione... Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Cuochi Itineranti, quindi sì. Queste manifestazioni sono il succo della nostra Italia, esatto. Qui c'è un po' di tutto. Veramente. Qua c'è un po' di tutto, cerchiamo come Associazione Italiana Cuochi Itineranti di portare uno street food con dei prodotti un po' di qualità, per diciamo diversificare un po' da tutto quello che si trova solitamente in giro. Maggiormente lavoriamo su produttori italiani con qualche magari uno o due ospiti stranieri durante l'evento. È itinerante il vostro festival? Sì, ora siete a Genova, ora poi siamo a Genova, poi siamo in provincia di Torino ad aprile e poi andremo avanti con Salso Maggiore Terme, Moncalvo, paese del tartufo in provincia di Asti, yeah. Canelli, città del vino. Insomma, ne avete di... Abbiamo un bel percorso da fare. Ci fai conoscere qualcuno poi? Certo, assolutamente, vi accompagno volentieri. Ok, grazie. Ok. Rapimento numero 2 effettuato, riuscito. Il grigliatore? Il grigliatore matto. Quindi, di dove sei? Io sono pugliese, vengo da Fasano, provincia di Brindisi. Però è da 19 anni che abito in provincia di Reggio Emilia, a Reggiolo. Ok, cosa proponi? Io propongo le bombette, che è il mio cavallo di battaglia, perché è una cosa che ho inventato io nel 91. Che è una fettina di coppa di maiale tagliata sottilissima con un ripieno di specca, ciocavallo e scamorza affumicata. Poi due tipi di salsiccia, una punta di coltello grana grossa con sale, pepe, finocchietto e vino. E l'altra una zampina classica barese con basilico, pomodoro e formaggio. Ok. E le alette al curry per quelli che non piace il formaggio o il finocchio. Cerco di variare sulle qualità. Buon proseguimento e buon appetito. Grazie. Birrificio Aosta. Buonasera. Buonasera a voi. Siete della Val d'Aosta? Siamo della Val d'Aosta, da San Cristoforo, l'esattezza, poco e prima di Aosta. Che cosa proponete? Proponiamo le nostre birre artigianali fatte con l'ottima e buona acqua della Valle d'Aosta. Abbiamo varie tipologie per cercare di coprire un po' tutti i gusti, dalla più leggera alla più corposa, doppio malto. La punta di diamante di queste birre? La punta di diamante è quella che io chiamo la mia bambina. La te, vedi? Quest'Alibir, che è un'ambrata, doppio malto, una strong ale molto molto belga, molto piacevole in bocca, è un 7 gradi e mezzo. Molto piacevole. Escalibir. Escalibir, sì. Okay. Un nome e una garanzia. Buon proseguimento. Grazie, buona giornata a voi. C'è quel che c'è, street food di Rimini. Sì. Cosa ci proponete? Fritto misto di pesce, spiedini di gamberi, spiedini di calamari cotti alla griglia e sempre cotto alla griglia, spiedini di tonno e spiedini di pesce spada. La particolarità della vostra terra? La particolarità, il discorso è questo qui. Noi non compriamo fritto già preparato, ma lo assembliamo noi con alici del porto di Rimini, triglie del porto di Rimini. Ci sono delle sarde già deliscate anche all'interno e i gamberi e i calamari sono prodotti che vengono scelti per alta ristorazione e il tutto viene assemblato con anche delle verdure che poi diventano croccanti e puliscono il palato nel momento in cui poi si mangia il fritto, che generalmente un po' è più che unto, ha quel sapore di olio. Vi dà soddisfazione lo street food? Molto, molto, molto. Molto, perché si è a contatto con la gente, si conoscono sempre persone nuove, siamo un po' una banda di matti che si diverte a girare per l'Italia, per cui ci si conosce, ci si incontra, magari non sempre, però
è sempre una festa quando ci si rivede, cioè, è un mondo fatto di belle persone. Confermo quello che ha detto lui, perché mi ha cavato le parole di bocca, è così comunque. Ok, buon proseguimento. Grazie, grazie. A disturbare Mordicchi on the road. Di dove siete? Cosa portate? Siamo di Milano, facciamo lo gnocco fritto, panzerotti e il nostro panozzo. Impastiamo qua, tutto fresco, impastiamo con lievito madre. Invece il panozzo, la caratteristica è che è fatto con forno a legna, quindi molto leggero. Insomma, siete a girovagare con tutti i prodottini tipici delle vostre zone, sì, anche del vino, vedo, per gustare meglio. Che si abbina bene. Buon proseguimento. Grazie. Parlando con il 12 per 12 volte campione del mondo di birra artigianale, sì. Ma non che la beve lei. Io l'assaggio, perché essere sicuro di dare ai clienti sempre il prodotto migliore, sì. Da quant'è che si occupa di birra il birrificio? Il birrificio Collisi è nato e sorto nel 2008 come birrificio. In realtà l'azienda nasce come distilleria. Okay. E come distilleria nel settore delle grappe abbiamo vinto 5 alambicchi d'oro, che è il premio maggiore in Italia, quindi nel mondo, chiaramente destinato al distillato di vinaccia, quindi alla grappa. Di dove siete? Siamo della provincia di Pesaro, un piccolissimo paese che conta meno di 2.000 abitanti, si chiama Apecchio, e in questo piccolo paese ci sono 3 birrifici e noi che facciamo anche distilleria, forse per merito dell'acqua, oltre che del saper fare la birra. Una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione avere raggiunto questi risultati, e una bella soddisfazione comunque anche quando si va in giro come qui a Genova e le persone che anche non ti conoscono apprezzano il prodotto che porti. Buon proseguimento, grazie. Grazie mille. A voi, ad maiora. Ad maiora, bellissimo. Salute. Panino pazzo, di dove siete? Roma, Riccia. E che cosa proponete? Porchetta, coppietti, tutto ciò che riguarda carne di maiale, di nostra produzione. Di vostra produzione? Rappresentiamo gli argentati. E che cos'è il panino pazzo? Certo. Non è altro che un panino condito con delle verdure e annaffiato con la birra. Ah, ecco, quindi si unisce il cibo con il bere. Sì, è una cosa, è un modo nuovo di mangiare la porchetta. Ok, buon proseguimento. Grazie. Siamo in Umbria. In Umbria, sì. Prodotti tipici? Umbri dell'Altopiano Petrosiano, precisamente Grutti Sant'Erenziano, nonché patria del presidio Slow Food Cicotto di Grutti. Ui, dici un po' di nomi, un po' di cosine? Allora, praticamente Grutti è un piccolo paese con 500 anime e 7 produttori di porchetta, quindi capisci? Uno dei più importanti centri di produzione di porchetta d'Italia. In diciamo. Italia, certo. E niente, lì si produce la porchetta, noi come azienda facciamo anche tutto il resto dei salumi, che sono salumi senza conservanti, che vengono, sono stati fatti studi insieme alla regione Umbria per riproporre la tipologia di salumi che venivano effettivamente fatti nel Medioevo. Ho capito. E si chiama un progetto proprio Salumi Antichi, fatto con la regione Umbria. Molto interessante. Vedo però che ci sono anche dei formaggi e del vino, anche di quello? Sì, pecorino al latte crudo, sempre di nostra produzione. Il vino invece ci appoggiamo a delle cantine importanti che sono sempre autoctone della zona. Ok, ti lasciamo lavorare, buon proseguimento. Grazie, grazie mille. Grazie. Siete stati obbligati a fare l'intervista da Massimo, no, quindi adesso ci dici chi è Guido Hanset. Guido Hanset è un pittore che è nato nel 1910 ed è mancato nel 92. Perfetto. No. Parliamo di Arzburger, di dove siete?
di Casale Monferrato. Casale Monferrato, e proponete questi hamburger buonissimi, artistici. Vedo il più caratteristico che hai. E l'Arts Burger vero e proprio. Vero e proprio, che è fatto con? Con l'hamburger di fassona piemontese. Che è? Che è una carne buonissima. Che è una carne buonissima. Poi c'è l'emmental, il lardo pancettato alla piastra, la cipolla e le salse. Invece il burger che va di più? L'Arts Burger va, se no anche il Monferrino, che è un nostro... Monferrino, che è un'altra vostra specialità. Sì, sì, è un'altra specialità della nostra zona. Che c'è il salame. Che c'è il salame, la muletta, un salame delle nostre parti. Ok, vai, ti lascio liberi, buon proseguimento. Grazie. Anzi, stavi qua con Guido Hanset, potevamo stare fino alle 2 di notte. Scusi signora, sa chi è Guido Hanset? No. 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 Grazie. Birrificio alla Buma. Alla Buna. Alla sì. Buna. Sì. Di dove siete? Siamo di Villanova Mondovì, in okay. provincia di Cuneo, ed è da poco che ci siamo, un annetto e mezzo. Da siamo poco... giovani. La caratteristica della vostra birra? Le nostre birre si sente tanto il luppolo, sono quindi birre un po' più luppolate, sia la bionda sia l'ambrata. Tra l'altro l'ambrata l'abbiamo imbottigliata da poco, quindi una new entry, e speriamo che l'assaggino in tanti. Mi sta dando soddisfazione. Per adesso ci sta dando soddisfazione, quindi venite ad assaggiarla, che a noi piace assaggia tanto. Lui però. Prego. E lo street food vi piace? Questo modo di interagire con sì. le persone, questo modo di far conoscere i vostri prodotti nel resto dell'Italia? Secondo noi è un buon modo per avere un feedback diretto e immediato, quindi se sapere se il tuo prodotto è di qualità o no, se piace o no, è il modo migliore. È anche il modo migliore per la gente, per il cliente, di poter assaggiare, conoscere i prodotti, le qualità, e dal nostro punto di vista per vedere se funziona o no, e quindi più diretto di così non si può. Sono rimasta incuriosita da Enea e Mina, questi due nomi altisonanti, importanti. Sì, allora... due birre importanti, diciamolo. Allora, la prima, la bionda, è il sì. nostro cavallo di battaglia, la prima che è uscita, e si chiama Enea perché la ricetta è uscita in concomitanza del battesimo del figlio di un nostro amico. Ma che carini! E allora abbiamo intitolato a lui la nostra birra. Vi porterà sicuramente fuori. E speriamo che da grande la beva anche lui. E Mina invece il nostro ha tanti rimandi, però quello principale è che in piemontese quando ti prendi una bella imbriacatura si dice, dalle nostre parti si dice una bella Mina, anche esatto. In Toscana mi sa. E allora mi sa che è un po' male. Generico. Ok, quindi, buon proseguimento, grazie. In bocca al lupo. Prego, ciao. Toscanaccio on the road, ora guarda, parlo la tua stessa lingua, sì che ci si capisce. Di dove? Siamo dell'inizio del Chianti, vicino a Gaiola in Chianti, un quindi paesino, sì. Intanto si beve bene. Sì, quello sì, poi si mangia anche meglio. Poi si mangia anche meglio. Cosa proponete in questo street food? Allora, noi proponiamo il piatto, uno dei cibi di strada più antichi d'Italia, che è l'Ampredotto. Ok. L'Ampredotto questo è la bomba, come principale. Sì, è la cosa per la quale ci seguono, siamo famosi. Poi abbiamo la trippa alla fiorentina, certo. La ribollita, che è una zuppa di pane raffermo con tutte le verdure, quindi super vegana, la pappa al pomodoro, idem, sempre un pane raffermo, e i crostini neri. E poi facciamo un antipastino toscano, quello con la finocchiona, i crostini e la gota. E ci abbinate i vini. E i vini, sì, Chianti rigorosamente. Buon proseguimento. Grazie mille. E grazie. Grazie a voi. Ciao. Buona serata, ciao.